Quali sono i migliori libri sul mindset? Se hai letto dei libri sull'argomento, sull'atteggiamento mentale, su come affrontare delle difficoltà, come raggiungere gli obiettivi, come pensare per ottenere ciò che si desidera, saprai che il denominatore comune di tutti questi libri sta nell'uso che tu fai della tua attenzione, perché dove poni la tua attenzione, lì scorre la tua energia. E quindi devi fare estrema attenzione a decidere consapevolmente, in maniera anche intelligente, su cosa porre la tua attenzione. In questo video andiamo a vedere quali sono tre libri che ti straconsiglio di leggere. Se li hai già letti, magari rileggili. Libro numero uno è di Donald Trump, si chiama Pensa in grande e manda tutti al diavolo. È un libro che sul mindset ha una quantità di insegnamenti enormi, ti insegna a pensare in grande, ad affrontare le difficoltà, ti dà tantissimi spunti per migliorare il tuo atteggiamento mentale e soprattutto ti dimostra come anche una persona che ha raggiunto determinati livelli usa la legge di assunzione. Perché molte persone mi chiedono, tu parli della legge di assunzione, se non sai qual è, te la rispiego brevemente. Se tu assumi di essere una certa persona, anche se attualmente non lo sei, se persisti in questa assunzione, lo diventerai. Quindi, se persisti in un'assunzione che attualmente è falsa, però nel tempo deve diventare realtà. Questo è un principio esatto. Se prendiamo Muhammad Ali, il grandissimo pugile, prima di vincere, si considerava il più forte di tutti. Ancora non aveva vinto nulla quando ripeteva nelle interviste che lui era il campione del mondo, che lui era il più forte di tutti. Le sparava grosse, ma poi vinceva, faceva record, faceva cose straordinarie. I suoi assunti erano diventati realtà. Qui, ad esempio, c'è un punto dove Trump, anche se magari non sa che quello si chiama legge di assunzione, ma non importa, l'applica alla grande e lui dice: quando mi sono trasferito a Manhattan per concludervi il mio primo accordo, non avevo né soldi né dipendenti. Ma quando mi presentavo in ufficio, mi comportavo come se avessi alle spalle una grande azienda. Mi davo le arie di un grande imprenditore immobiliare. Mi presentavo nell'ufficio del venditore vestito impeccabilmente con un abito gessato, camicia bianca e una cravatta con le iniziali. Nessuno si è mai chiesto se ero in grado di farcela, perché io agivo come se fossi in grado di fare qualsiasi cosa. E nessuno ha mai avuto il coraggio di mettere in dubbio questo assunto. Quindi lui assumeva l'atteggiamento, i pensieri, le emozioni di un grande imprenditore e poi chiaramente lo è diventato. C'è all'inizio del libro un test molto interessante e simpatico, dove una delle prime domande che ti vengono poste è: quanto vuoi guadagnare da qui ai prossimi 5 anni? Ci sono delle risposte tipo 100.000 euro, 500.000 euro, 1 milione, 5 milioni o oltre. La cosa bella è che nelle soluzioni Trump dice: se hai risposto una di quelle possibili risposte, sei un fallito, perché tu avresti dovuto strappare la pagina e scrivere 5 miliardi. Quindi, se vuoi imparare a pensare in grande, questo è un libro formidabile. Libro numero 2, Implacabile, di Tim Grover. Se non sai chi è, lui è stato il personal trainer di, stavo per dire del leggendario, ma è più giusto dire del dio Michael Jordan, del grandissimo Kobe Bryant e di tantissimi altri sportivi di massimo successo. In questo libro ci sono tantissimi aneddoti che riguardano questi grandi atleti con cui Tim ha collaborato e perciò ti permette di capire esattamente qual è la differenza che c'è tra una persona che raggiunge l'eccellenza nel suo campo, nel suo settore, in questo caso sportivo, ma i principi sono universali, rispetto ad una persona che non ottiene quel successo, rispetto ad una persona che non raggiunge quei livelli. Ti fa capire esattamente come pensa una persona che raggiunge il top. E ti consiglio questo libro anche perché raggiungere l'eccellenza in ciò che fai, o almeno puntare a raggiungere l'eccellenza, è un tuo dovere. È un tuo dovere. Quindi tu devi assolutamente dare la priorità, indipendentemente da quello che è il tuo mestiere,
devi assolutamente cercare di farlo nel migliore dei modi. È così che tu dai un impatto positivo alla vita di tante altre persone. È così che tu dai un contributo al mondo. Perché se tu sei un carpentiere oppure sei uno stilista e lo fai nel migliore dei modi, il tuo lavoro avrà un impatto sulla vita di tante persone e soprattutto tu stai alzando lo standard del settore in cui lavori. Chiunque verrà dopo di te deve adattarsi a quello standard e quindi tu stai spingendo le persone a crescere. Quindi è di vitale importanza puntare a fare sempre meglio il tuo mestiere e libri come questi ti insegnano esattamente come pensare, come affrontare le difficoltà, quale abitudine adottare. Perché semplicemente c'è chi prima di noi ha raggiunto determinati risultati e noi molto intelligentemente semplicemente prendiamo spunto ed imitiamo cosa funziona e chiaramente non imitiamo cosa non funziona. Ti leggo giusto una frase di questo libro e dice: l'eccellenza non si raggiunge sudando in palestra. Quella è la parte meno importante. La capacità fisica può farti progredire solo fino ad un certo punto. La verità è che non puoi allenare il tuo corpo senza avere allenato la mente. Se vuoi arrivare al top, la tua mente deve essere pronta a condurti. Devi insegnare alla mente ad allenare il corpo, perché la superiorità fisica può renderti grande, la superiorità mentale può renderti imbattibile. Quindi, in questo inno all'allenamento mentale, ti ricordo che uno dei modi che hai per allenare la tua mente è leggere tanti libri. È importante leggere tanto perché anche se tu non hai la possibilità di interagire con l'autore di quel libro, quindi qualcosa magari non ti è chiaro, non sai bene come applicare una certa cosa e purtroppo non hai la possibilità di parlare con l'autore in alcuni casi perché l'autore è morto perché è difficilmente accessibile, eccetera. Però leggere determinati libri ti permette di iniziare a imparare cose nuove, a ragionare in maniera diversa, a capire esattamente cosa fare e come farlo. Ti può aprire un mondo. È vero che ci sono persone che non hanno minimamente bisogno di leggere tanto, ok? È vero. Però in linea generale, le persone che ti circondano ti riempiono di paure, di limiti, di blocchi che puoi toglierti grazie alla lettura. Quindi leggi molto. Terzo libro e ultimo di questo video, La forza dentro di Max Calderan. Se non sai chi è Max Calderan, è un esploratore estremo di deserti, ha fatto una quantità di record impressionanti, attraversa i deserti in condizioni estreme, a volte anche magari c'erano 60 gradi. E lui si fa 100-200 km facendo micro sessioni di sonno senza assistenza medica, da solo con uno zainetto. È l'unica persona al mondo in grado di fare questa cosa qua. Ha fatto una quantità di record assurdi ed è scioccante la mentalità che ha, perché è proprio un essere senza limiti. E quindi ti invito a leggere questo libro, ma in realtà poi ne ha scritti altri, anche da un certo punto di vista più pratici. Magari anche più adatti a chi vuole approcciarsi ad uno stile di vita più sano e ad uno stile di vita senza limiti. Però ti consiglio questo libro e in particolare di approfondire un po' le attività di Max Calderan perché trovi una quantità di spunti straordinari e sicuramente puoi insegnarti veramente tanto. A me mi ha insegnato tantissimo, quindi sono sicuro che una mentalità così straordinaria come quella di Max può insegnarti soprattutto che a prescindere da qual è il tuo sogno, può anche essere quello di attraversare i deserti in piena estate, correndo da solo, facendo micro sessioni di sonno di 5 minuti, quindi un sogno che chiunque direbbe che è impossibile da realizzare, a prescindere da qual è il tuo sogno, se tu lo difendi da dubbi e paure, lo raggiungi. Quindi compra questi tre libri, se li hai letti, rileggili perché la mente apprende per ripetizione. Quindi li rileggi, li ristudi, cerchi di riapplicare alcuni concetti perché i libri vanno applicati e non vanno letti.